non solo è il primo miracolo di Gesù, è una specie di portale d'ingresso in cui sono scolpite parole che illuminano il mistero di Cristo. Francesco rilegge le nozze di Cana per i fedeli dell'udienza generale di oggi, circa 20.000 sotto un sole che picchia ormai come in piena estate. Si parla dunque di matrimonio e Francesco saluta, tanto per iniziare, un gruppo di coppie che festeggiano in piazza l'anniversario numero 50 delle nozze loro. Quello sì che è il vino buono della famiglia. Anche Gesù, per rimanere in tema, si manifesta a Cana, Bergoglio spiega, come sposo del popolo di Dio. E la vita cristiana è la risposta a questo amore. È come la storia di due innamorati. Dio e l'uomo si incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano. Tutto il resto viene come conseguenza di questa relazione. Non manca uno spunto colorito di esegesi dell'acqua trasformata in vino in quel banchetto nuziale. Ma immaginatevi voi finire la festa bevendo tè. Sarebbe una vergogna. Infine una riflessione sulle parole di Maria ai servitori, e sono le sue ultime che il Vangelo riporta. Qualsiasi cosa vi dica, fatela, detto di Gesù ai servitori. E lì a Cana, che è nata la Chiesa, con questa missione, commenta il Papa. Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. Infine saluti a vescovi e personalità varie presenti, senza curarsi del caldo che imperversa a fine mattinata. C'è tempo anche per i cani di una scuola di Bari, che li addestra a salvare bagnanti in spiaggia.